Grazie Presidente, vorrei ritornare sulla regola perché vorrei mettere agli atti, vorrei leggere un attimino l'articolo 72, perché prima avevo fatto riferimento all'82, però il 72 mi convince sempre di più che la decisione legittima della Presidenza e della Vicepresidenza sia, secondo voi, vietata per la mancata dichiarazione di voto permessa al consigliere. Premesso che credo ci sia anche un errore formale sulla convocazione della Presidente perché fa riferimento all'articolo 12, l'articolo 14 invece dovrebbe essere l'articolo 13 quando manda la lettera al consigliere, perché credo sia l'articolo 13 sia più competente e più pertinente, perché l'articolo 13 dice gli atti fondamentali, infatti stasera si sta parlando dell'articolo 14, l'articolo 14 dice il consigliere. Presidente del Consiglio, penso che ci sia un errore di battuta, ma a parte questo, ma tutta la forma e anche sostanza. Allora, io l'articolo 72 vorrei leggere attentamente, in modo tale sia portata agli atti, perché poi sono documenti che rimarranno nel tempo, mi riferisco al regolamento dell'adunanza del Consiglio Comunale, si riferisce all'articolo 72, ordine di trattazione degli argomenti. Punto 1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione dell'ordine del giorno. Salterei il 2, 3, 4, risparmio. Andrei al 5. La trattazione dei singoli argomenti segue di norma, quindi l'interpretazione di consenso, credo che la scritta questo sia risultato preso dal consenso e dal rispetto delle regole degli statuti nazionali. Dice, appunto 5, trattazione dei singoli argomenti segue di norma il seguente ordine: A, relazione illustrativa, perché ovviamente l'assessore ha fatto la relazione illustrativa; B, discussione con interventi del consigliere, effettivamente ci sono state discussioni degli interventi da parte del consigliere; C, replica del relatore degli eventuali intervenuti, anzi, qua in certi casi sì, a parte a livello di dialettica, ma comunque quando mi sento due volte credo stasera abbia ribadito alcune urgenze. Di chiusura della discussione, infatti il vicepresidente ha chiuso la discussione, e dichiarazione F, votazione delle proposte, G, proclamazione delle votazioni, cioè è stato rispettato tutte le lettere, cambio la lettera e dichiarazione. Ora, il consenso, io stasera è andato come è andato, sono 2:34, ormai è andato così, io mi invito. Mi ripeto, il vicepresidente, con il segretario, che penso sia la figura competente per questi argomenti, di rivedere per i prossimi seduti, se per cortesia permettete a tutti i consiglieri di fare la dichiarazione in questo caso, perché abbiamo anche fare tre consigli, abbiamo tempo di rimediare, questa sera è andata. Grazie.